Amici di Player Inside, oggi studieremo una situazione d'attacco particolare. Sì, non c'è mid, va bene? Da oggi si cominciano i gameplay anche separati, perché voglio vedere come viene. Magari qualcuno preferisce gameplay insieme, altri gameplay separati, chi lo sa. Comunque, tra l'altro mi sono reso conto che ci sono pure gli oggetti inanimati. Quindi, per esempio, possiamo prendere i manichini. Ecco, tra l'altro ragazzi, ho imparato che si può roteare così. In realtà c'era scritto qua sotto, ma non lo facevo prima. Cristo! Manichini e tavolini, e al centro ci mettiamo Chuck Norris. Però i manichini e i tavolini io direi che potremmo personalizzarli. Vediamo un attimo. Allora, manichini. I dresser non sono i manichini. I dresser sono... perché dresser pensavo indossatori, no? E quindi i manichini non li avevo mai selezionati. Invece no, proprio sono i Comò. Wow, molto interessante, perché i Comò possono essere più interessanti. Però facciamo che praticamente i Comò lanciano le pietre della catapulta. Ok, le rocce della catapulta. E hanno la possibilità di bloccare attacchi fisici 100%. Quindi vediamo. Ok, 99%. Vediamo se contro Chuck Norris se la cavano. I tavolini io direi di modificarli pure, in maniera tale che vengano parecchio più interessanti. Per esempio, che possano lanciare proiettili, bullet, accuracy 90%, le mettiamo 99%, va bene. Possono avere delle chance contro Chuck Norris, in realtà no. Danno fanno 35, anche loro mettiamo un attacco più, diciamo, migliore, e li chiamiamo tavolazzazzi. Wow, e siamo qua in un ambiente abbastanza soleggiato. Abbiamo sempre il nostro vulcano dell'altra volta, quindi chi lo sa se il legno brucerà inesorabile sotto appunto l'inesorabile passo della lava. E abbiamo Chuck Norris che guarda come se non gliene fottesse un cazzo, ragazzi, fra tavolini e quelli che pensavo fossero manichini, invece sono Comò. Molto bene, li compenetriamo pure. Ok, stanno tutti... stanno tutti attaccando Chuck Norris, che però non si fa un cazzo. Io direi che però si dovrebbero attaccare fra di loro. Tavoli che sparano. Da dove spara? Attenzione, questo è caduto. Attenzione, si trova indietro. No, lo possediamo e cerchiamo di... Non si può fare niente con gli oggetti inanimati? Oh sì, ne sono caduti un paio in realtà. Io direi di salire, quindi. Vediamo come possiamo aggiustarla la cosa. Niente, Chuck Norris non morirà mai, signori. È una cosa incredibile. Alcuni Comò si muovono anche all'indietro, come voler scappare. E i tavolini adesso stanno cominciando a subire i colpi dei... Vedete? I colpi dei Comò. E stanno capitolando, attenzione. Però c'è da dire che si potrebbe intavolare una discussione prima di giungere alle mani, no? O ai proiettili o alle rocce. Mentre a Chuck Norris non gliene frega un cazzo, nonostante ci sia pure la colata lavica, di cui non frega una mazza in realtà nessuno, perché non prende nessuno. Secondo me questi Comò sono in netto vantaggio. Il legno inesorabilmente soffrirà dinanzi a tutta questa presenza pirica, ovvero di fuoco. Io direi che forse sarebbe meglio far sloggiare Chuck Norris. Ecco, Chuck, fai una cosa, visto che ti bombardano tutti da tutti i lati, vattene. Perché, insomma, non è il caso. Attenzione, sono passati all'attacco netto i Comò, che secondo me ormai avranno la meglio. Io lo sapevo che i Comò avrebbero dominato. Ma attenzione, perché abbiamo la lava che sembra... la mano di Dio, attenzione. Mentre i Comò però comunque provvedono a lanciare queste rocce verso i tavoli. Cioè, non si può, ragazzi, non ha senso. Non ha... Comò contro manichini, contro cose, contro tavoli, non ha senso. Tanto Chuck Norris alla fine vince, perciò facciamo così. Ecco, morti tutti, rimane Chuck Norris. Ok, e facciamo, ok, 250 contro 250, direi che può andare bene, qua non. Direi che possiamo cominciare, ok, stiamo aspettando che si carichino le unità. Per favore, ecco, i tirannosauri fanno veramente impressione, sembrano dei peni. E lì ci sono gli orchi. Ma perché sono di meno? Scusa, non ho messo 250 e 250? Però sembrano di meno. Ok, alcuni sono caduti qui. Teste di cazzo. Ah, ma gli orchi sono armati di rocce. Ma così è facile. Ma quelli sono dei tirafottuti dinosauri. Vediamo, vediamo. Secondo me se la vedono male gli orchi. Sì. Ma poi gli orchi non sono neanche intelligenti, perché praticamente i tirannosauri vedono il movimento.
E quindi laddove non c'è movimento, laddove non dovessero muoversi, i tirannosauri non vedrebbero i nemici. Così era nella realtà diversi anni fa, almeno 100 anni fa, quando c'erano i tirannosauri. Se la stanno cavando bene però i tirannosauri, perché sono andati là sotto ad uccidere quei ciclopi giganti, che comunque sono lentissimi nel lanciare le rocce. Sono secondo me proprio destinati a capitolare, nonostante la morte imminente per via della lava di alcuni, di una porzione di tirannosauri, nonostante alcuni ciclopi siano riusciti ad abbattere qualcuno, ecco, vedete, qualcuno dei tirannosauri. Non so, secondo me così è destinato a durare tipo per sempre, e così non ce ne usciamo, quindi... Casti. Molto bene, direi che per concludere, ragazzi, possiamo fare esplodere... Allora, leviamo tutto, soltanto una categoria, facciamo esplodere tipo 7000 polli. Non lo so, tantissimi polli. Allora, vediamo. Rendetevi conto che cazzo di gioco. Madonna mia, ho riempito tutta una mappa di polli. Perché l'ho fatto? Schifo, tra l'altro, cioè, fanno impressione, messi così causano anche una certa tripofobia in me. Madonna, fa veramente impressione. Ok, cominciamo la battaglia. Hanno vinto i polli e grazie al cazzo. Wow, che rallentamento pazzesco, ragazzi. Ma che è? No, non è piacevole questa cosa, è frustrante. Però magari man mano la mappa si velocizza, visto che scompaiono sti cazzo di polli da là. Cosa? L'esplosione è stata là sopra, vabbè che... Mamma mia, guarda, c'è là, guarda, c'è là, guarda, c'è là. Sbam, che rosticceria, ragazzi. Torno a dire che non dà soddisfazione questa lentezza. Giuro che non giocavo con questa scarsissima velocità da quando avevo il Pentium 2 e volevo farci partire Quake 3. Ed era un Pentium 2 di primissima generazione. Attenzione, adesso è più fluido. Abbiamo riconquistato parte della fluidità. Però ancora ci sono troppi polli maledetti. Ok, esplodete, levatevi dalle balle. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo riacquistato i nostri 13 fps al secondo. Ne rimangono 21.466 polli maledetti bastardi. Eccoli. Però ogni volta ne ammazziamo tipo 5.000, va bene. Ragazzuoli, questa puntata è stata una puntata extra che ho portato senza Midna, perché Midna non poteva, insomma, per una serie di motivi. Però ho voluto provare anche a fare qualcosa anche da solo. Probabilmente su questo canale vedrete anche gameplay solo miei e solo di Midna. Però dateci un attimo per carburare. Quindi magari un like sulla fiducia, anche se lo so che preferite i gameplay in cui c'è Midna. E ci saranno, non vi preoccupate, solo che stavolta avevo voglia di portarvi qualcosa da solo. Molto bene, noi, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!